c'è, sì, c'è il testimonial, se Valcucine vuole. Due testimoni. Due. Allora, le lascio. Buongiorno a tutti, sono Roberto Toscano di Valcucine e il mio collega Nicola, che è dell'ufficio tecnico. Io mi occupo di IT in Valcucine da 19 anni. Nicola è da 19 mesi nell'ufficio tecnico di Valcucine, però è uno dei piloti più abili che abbiamo su Autodesk. Io ho partecipato direttamente alla scelta della suite di Autodesk all'incirca 5 anni fa in Valcucine. La scelta è stata una scelta soprattutto strategica, perché volevamo qualcosa che ci seguisse per anni e un qualcosa che offrisse delle soluzioni che andassero oltre il semplice CAD. Abbiamo fatto sicuramente una software selection, però oltre a valutare i singoli prodotti è stata valutata proprio la suite e la disponibilità di vari prodotti che potessero soddisfare a varie esigenze dell'azienda. Oggi sono contentissimo perché ho visto che l'evoluzione dei prodotti dopo 5 anni è stata notevole, ci sono stati molti miglioramenti sui singoli pacchetti, molte più integrazioni, ci sono cose nuove. 5 anni fa forse non esisteva nemmeno la suite, c'erano pacchetti disgiunti, adesso abbiamo una suite con varie soluzioni. E all'interno dell'azienda sempre di più siamo partiti dall'utilizzo di Inventor, ma attualmente usiamo sicuramente anche Showcase, anche 3D Studio e altre cose. Io partirei con la presentazione, visto che comunque è un po' tardi, salterei la presentazione dell'azienda, anche perché non siamo uomini marketing, quindi ci rischiamo quasi a fare brutte figure. Però vi invito ad andare su www.valcucine.it oppure a cercare su Google, sul motore di ricerca Valcucine, e lì trovate tutte le informazioni. Quindi parterei da qui, Nicola, e lascerei a Nicola la parola, diciamo la parola ai giovani. Mi chiamo Nicola Santarossa, faccio parte dell'ufficio tecnico Valcucine. Se Roberto è contento della scelta di Autodesk, che negli ultimi 5 anni ha avuto un'esperienza positiva, io posso dirvi che ho iniziato a usare Inventor, ho conosciuto Inventor la versione 3 nel 2001, lo uso praticamente dalla versione 4 e devo dire che negli anni Autodesk non ha deluso, nel senso che ha investito fortemente sul prodotto, con acquisizioni importanti e sviluppando in maniera massiva vari aspetti, varie funzionalità. Quello che abbiamo visto oggi, che è quella, la parte di Catalegno, è sicuramente un applicativo molto interessante. Valcucine è sempre stata orientata molto all'innovazione, che è un po' il titolo di oggi, no? E ha sempre progettato in ambiente CAD 2D fino al 2007. E la scelta al CAD 2D, diciamo, era caduta su MicroStation, però l'esigenza di progredire, di andare incontro alla connessione tra ingegno, innovazione e design ha portato per forza di cose a cambiare lo sviluppo progettuale da un 2D al 3D. Giustamente Roberto ha detto che le scelte sono state, è stata ponderata nel mercato ed è caduta su Autodesk. Ad oggi, come vedete, in Valcucine abbiamo 7 postazioni di Inventor divise tra ufficio tecnico e ricerca e sviluppo,
e 5 postazioni invece AutoCAD per la progettazione delle mostre. Questa è in fase di implementazione, diciamo, come installazione. E allo stesso tempo abbiamo scelto sempre con il prodotto Autodesk il PDM, che avete visto prima, che è il data management, quindi per l'archiviazione e la ricerca dei dati CAD, che è Autodesk One Professional. Allora, l'obiettivo era la scelta di passare da un CAD 2D a un CAD 3D, era quello di renderizzare al massimo, cioè di realizzare un prototipo digitale del nostro prodotto, e per poterne valutare aspetti estetici, come avete visto con Showcase, e valutare tutti gli aspetti, le problematiche tecniche che si possono verificare, e cosa che con il 2D non è fisicamente possibile. E sono sincero, è praticamente impossibile ancora ad oggi eliminare del tutto il prototipo fisico. Però credetemi, tra fare un prototipo fisico basato su un progetto 2D e fare un prototipo fisico basato sul 3D, diciamo che una buona parte di problematiche si possono risolvere già stando seduti sulla scrivania, e quindi alla fine abbiamo già un prototipo di buona qualità. Cioè che... Tra l'altro, Nicola, abbiamo poi, in funzione di questo, abbiamo anche acquistato una macchina, una stampante 3D con la prototipazione. Esatto. Nel nostro caso abbiamo una Dimension, e con quella abbiamo realizzato un sacco di prototipi. Ce la siamo sicuramente ripagata e ripagata, perché vi assicuro che sbagliare una trafila o dover mettere mano a una trafila è molto molto più costoso che non comprare una macchina di partecipazione, soprattutto adesso che i prezzi stanno drammaticamente calando e danno molte soddisfazioni. Possiamo fare addirittura delle prove fisiche. Il materiale di stampa è anche strutturale, cioè non è chiaramente acciaio, non è alluminio, ma è comunque strutturale. Quindi ci dà la possibilità di poter fare delle prove anche estetiche, perché il materiale di supporto, il materiale di stampa è verniciabile, quindi volendo si possono anche avere degli effetti estetici, valutare gli effetti estetici. Bene, quindi allora abbiamo deciso, di scegliere come partner Autodesk. Qui sulla destra potete vedere una cucina, una delle nostre cucine ingegnose, chiamiamole così. E quindi abbiamo trovato in Autodesk Inventor la possibilità di risolvere buona parte dei nostri problemi progettuali. Si rimaneva però da valutare il discorso legato a quello che era la parte estetica, e a suo tempo abbiamo scelto Showcase come diciamo primo step di valutazione estetica. Showcase all'epoca mi pare che non faceva parte della suite, oggi invece fa parte della suite. Quindi è stata una scelta voluta, e nel contempo è stato poi implementato quello che ho detto prima, il PDM, che è il Vault. Chiaramente il passaggio dal 2D al 3D non è sicuramente una passeggiata di salute, per due motivi semplicemente, principalmente, diciamo. Tre motivi, diciamo che uno non è ben specificato. La prima motivazione è il fatto che c'è tutto uno storico da recuperare, spero non cartaceo, anche se immagino di qualcuno. Però diciamo che il 2D col 3D poco si integra, anche se ci sono Autodesk dà questa possibilità. E quindi tutto lo storico doveva essere in qualche modo portato avanti, non è che si potesse dire ci mettiamo qua
chiudiamo l'azienda, l'ufficio tecnico si mette lì e ogni giorno disegna 10 componenti fino a quando arriviamo a pari con 3D. Quindi noi venivamo da, come ho detto prima, da MicroStation. AutoCAD ha nativamente la possibilità di leggere il prodotto MicroStation, quindi i file di MicroStation. Però diciamo che in realtà abbiamo fatto una scelta ben specifica, cioè sì, quello che è lo storico rimane lo storico e tutto quello che è nuovo viene fatto con Autodesk Invento. E quindi il passaggio, diciamo, il primo problema principale è quello di cambiare un po' di mentalità, cioè progettare in 2D e progettare in 3D non sono la stessa cosa, anche se può, a qualcuno può sembrare che sia così. E la seconda problematica era l'introduzione del PDM all'interno dell'azienda, ha cambiato in meglio, cioè ha semplificato quella che è l'archiviazione dei dati. In 2D l'archiviazione avveniva semplicemente seguendo le regole di Microsoft, quindi cartelle in rete, backup, tutto quello che ne consegue. Con l'introduzione invece dell'Autodesk PDM del Vault, l'archiviazione è stata, diciamo, strutturata specificatamente intorno al prodotto CAD. E all'interno del PDM è stato anche importato tutto quello che era lo storico 2D precedente e viene gestito allo stesso modo come vengono gestiti i file nativi di Invento. Volevo fare un intervento sul PDM. A maggior ragione è tornata utile la suite, nel senso che mentre i prodotti CAD sono tanti, i prodotti CAD che hanno a fianco anche un PDM non sono tanti. E dal punto di vista poi dell'IT, avere un prodotto magari CAD scelto dall'ufficio tecnico perché ha delle prestazioni stratosferiche eccetera e doverlo poi integrare con un PDM di altre aziende diventa una criticità molto forte, perché ci sono database diversi, l'integrazione ha sempre dei limiti, per cui il fatto di trovarlo invece dentro la suite per me è stato un grosso vantaggio. Ecco, veniamo a quelli che sono stati i risultati del passaggio dal 3D al 2D. All'inizio sicuramente, diciamo, la progettazione in 3D fa credere che ci stia perdendo molto più tempo di quello che serve invece mettersi lì e buttare giù uno schizzo veloce, tirare quattro linee, come si suol dire. In realtà, guardando la cosa un po' a medio e lungo termine, ci siamo resi conto che abbiamo ridotto del 50% i tempi di progettazione vera e propria. Cioè, passare dall'idea al progetto, i tempi sono accorciati molto, anche perché la fase di revisione e di modifica già in fase progettuale non ha paragoni con quello che può essere 2D. E anche in fase la realizzazione dei prototipi, come ho detto prima, ha subito un vantaggio dall'introduzione del 3D. Quella che vedete in parte è una cucina fatta in collaborazione con Alessi, che non ha, come potete vedere, non è la classica cucina lineare, quattro basi messe in una parte all'altra, è una cucina curva che è, dal punto di vista 3D è stato un buon test e comunque diciamo siamo riusciti ad arrivare al risultato in maniera direi eccellente e con sicuramente uno sforzo minore rispetto a dover pensare di progettare il tutto in maniera bidimensionale. Chiaramente va da sé che l'implementazione di qualsiasi strumento informatico porta ad una diminuzione di documenti cartacei,
cosa che il 2D diciamo porta inevitabilmente con sé, e quindi il formato digitale, Autodesk ha un suo formato digitale diciamo di divulgazione che si chiama DVF, no? Che fa un po' da sostituto del PDF, dove si possono vedere sia i 2D che i 3D, quindi poter interagire anche sulla parte tridimensionale. Come ho detto prima, la scelta di Inventor, alla scelta di Inventor si è seguito poi la necessità di realizzare valutazioni non solo tecniche ma anche estetiche, che diciamo anche quelle sono una nostra particolarità, no? Ci teniamo parecchio a fare cose ingegnose ma allo stesso tempo belle. E così abbiamo scelto Showcase e 3D Studio, che fanno parte entrambi della suite, e qui potete vedere due esempi, ma l'avete visto meglio prima con la cucina, che con la cucina un'installazione di meccanica, che è l'ultima nostra creazione, dove appunto c'è la possibilità con Showcase di valutare vari ambienti estetici senza dover realizzare i soliti, cioè diciamo, non è chiaro che alla fine il prototipo, ribadisco, viene sempre fatto, però se vedo che il nero non ci sta, il nero non ci sta, cioè non è che sto qua tanto, non serve neanche che lo faccio, no? Quindi diciamo, serve più a scartare quello che sicuramente non voglio, che non a cercare quello che mi serve. Anche l'introduzione dell'ambiente di Autodesk Inventor, l'ambiente 3D, ci ha portato anche dei vantaggi a livello collaborativo, sia con i fornitori che comunque in collaborazione con clienti, e quindi la possibilità di far vedere magari in 3D delle problematiche a un fornitore, oppure interscambiare dei file, ci ha reso la vita molto più semplice. Oggi con quasi tutti i fornitori più grossi dell'ambiente del mobile, non so, Camar, Salice, Bloom, Grass, chi volete voi, l'interscambio viene tramite librerie in 3D, quindi guide, cerniere, piedini e quant'altro, le aziende le forniscono tranquillamente in 3D, e Inventor vengono portate in Inventor tranquillamente, quindi gestite in maniera senza star lì, doversi disegnare, fare, prendere misure, ok? Aggiungerei che agli architetti che ce lo richiedono, forniamo proprio le librerie 3D già dei nostri moduli, in modo che loro possano sbizzarrirsi un po' e avere già le matematiche per fare dei progetti agevoli. Ecco, questo è un po' il presente che abbiamo in Valcucine. Cosa pensiamo di fare nel futuro? Lo vedete qui, abbiamo visto adesso, proprio adesso, l'ultima presentazione è l'Inventor Publisher, che potrebbe aiutare, invece che fare quell'esploso che vedete lì in parte di una vetrinetta in Inventor, quella lì è un esploso fatto, tutta pallinata, perché in realtà è uno spaccato di una tavola dove all'interno c'era anche la tabella con tutti i componenti, e avremmo potuto farla invece che con Inventor nell'ambiente di modellazione, in maniera molto più agevole, sfruttando lo strumento di Autodesk, che è il Publisher, che è sicuramente uno strumento interessante. Altro sviluppo che sicuramente potrà venire avanti è l'ampliamento del PDM all'interno della struttura.